Barbara Palombelli. Così guadagni tempo. Allora, io ho avuto la fortuna, come molti di voi, ma sicuramente come Goffredo, di avere una formazione politica. E quindi ho letto ai tempi Marx, Toni Negri e tanti altri che ci avevano raccontato con molto anticipo anche sugli editorialisti del Corriere della Sera che il capitalismo nella sua fase finale sarebbe autorappresentato, non avrebbe più avuto bisogno di finanziare classi dirigenti, di intervenire, è stato ricordato da alcuni, ma insomma un po' ne ridiamo a volte quando ci incontriamo, insomma lo stato imperialista delle multinazionali si è finalmente materializzato, quindi l'analisi, se non poi diciamo la prassi, ma l'analisi era assolutamente corretta. Oggi un signore a Londra che rappresenta un fondo monetario, un fondo finanziario, anche scarso, proprietario di supermercati, si presenta, fa un attacco all'economia italiana, vince, guadagna, esattamente come prima si vendeva allo scoperto il titolo Fiat, il titolo Montecatini o tutti i titoli della borsa. Io ho una formazione, sono la prima generazione che non ha fatto l'agente di cambio a casa mia dall'Ottocento oggi, quindi mi ricordo questi attacchi, no? C'era l'attacco e si va contro una società, oggi si va contro le nazioni. Quindi diciamo lo scenario in cui ci muoviamo è lo scenario in cui la crisi mondiale, io poi ho avuto anche la fortuna di studiare all'università con Ida Magli e quindi lei l'aveva previsto da antropologa quasi da sensitiva, no? Contro l'Europa, la dittatura europea, lì c'è scritto in tempi non sospetti, 97, 2009, sono libri diciamo che hanno raccontato quello che sarebbe successo. Lei ha detto o Mario Monti o Mario Draghi, è un'antropologa, ha 85 anni, vive in una stradina di Farioli, non viaggia, non era il mio professore universitario, perché gli antropologi captano da segnali quello che è, no, la moneta come simbolo dell'Europa, c'è un euro, c'è la moneta, no, il monumento che noi abbiamo eretto. Allora, che cosa può fare la politica? Il campo di Goffredo mi piace moltissimo, però non c'è. Il problema è che non c'è, il problema è che ci sono il 30% di italiani, per dire una cosa che diceva anche Piero, che sicuramente ce l'ha in famiglia, che non è presente, non guarda la televisione generalista, non segue i sondaggi di Pagnoncelli, non legge i giornali che noi compriamo e che ci spaventano o ci rassicurano a seconda delle giornate. E per quanto riguarda la mia famiglia, io ho 4 figli, 3 su 4 non vanno volentieri a votare. Non si sentono parte, pur avendo una mamma appassionata di politica che ne scrive, un padre che ha fatto tanta politica e che ne è ancora molto appassionato nonostante le fregature che ogni tanto prende, e non vogliono andare, non vanno. Ma perché non vogliono andare? Perché a me le cose che ho sinteticamente accennato, ma avete tutti capito di che parlo, non me le hanno raccontate mio padre, mia madre o la mia insegnante. Io avevo da scegliere. Avevo l'INCA, che adesso ancora non si chiamava YMCA, si chiamava INCA, il Partito Comunista e la Federazione e tutto ciò che comportava. La CIDROS, i gesuiti. Poi c'erano altre organizzazioni sul territorio, c'erano le parrocchie, c'era il gruppo che poi con Rocco Buttiglione, che poi adesso non si nomina mai più, che è stato il vero ideatore della comunità di Sant'Egidio, perché l'occupazione del Virgilio del 68-69 aveva una forte componente conciliare che Rocco poi ha portato dentro Comunione e Liberazione. Ecco, quindi avevo da scegliere, dice dove vai? Al Virgilio ti portano sui baraccati di Ponte Marconi a fare così, se vai con quelli del PC ti portano alla Fatma, che era il nostro laboratorio diciamo di sinistra, se vai con i gesuiti però ti danno dei valori. Ecco, la mia formazione, io poi come adesso magari vado un po' dappertutto e quindi allora andavo un po' dappertutto, ma dove vanno i miei figli oggi? Dov'è il campo? Dove li facciamo giocare? Dove facciamo la giovanile della politica? Chi vi dà retta? Cioè, io questa storia del primario, molti di voi erano presenti a Ripetta, ad altri convegni di Goffredo, sanno che non mi piacciono, ma per un motivo, perché è un casting infinito, ma i comitati di affari non si toccano. Dispiace dirlo, ma Piero e altre cose, non è che poi chi tiene gli ospedali, chi fa le convenzioni, chi ruba sui lettini, purtroppo è più forte del casting della politica. Il Comune di Palermo è fallito. Qualcuno di voi pensa che ove mai Rita Borsellino venga eletta possa risolvere questo problema? Allora, torno indietro.
al 30% assente, se quel 30%, come nei consigli di amministrazione, non viene, non si siede al consiglio di amministrazione, il paese è andato. Perché quel 30% ci potrebbe anche dire che magari anziché la privatizzazione della CEA, forse è più interessato alla privatizzazione dell'agro romano, non per farci altre palazzine, ma magari per dividerlo un ettaro ciascuno e andarlo a coltivare. Uno dei miei figli, per esempio, andrebbe domani mattina a coltivare 2 o 3 ettari che lo Stato, il Comune di Roma, gli potrebbero dare incomodato con altri 5 ragazzi. E poi tornare a casa nel suo monolocale che magari la mamma gli paga l'affitto. E allora vengo a una proposta operativa, perché non mi piace, cioè mi piacerebbe molto chiacchierare per ore con voi, ma vorrei andare all'osso. Io da tempo penso che dovremmo noi della politica istituire un servizio civile obbligatorio per maschi e femmine della durata di almeno 6 mesi, con un piccolo assegno retributivo. È una cosa che tra l'altro sarebbe un investimento per la sanità, perché sottoporre la popolazione italiana a un check-up tra i 18 e i 25 anni sarebbe un investimento che si ripaga da solo con i costi, assolutamente, ma anche le femmine, con i costi che ha poi una sanità sbagliata, una cattiva informazione sessuale. Questo servizio civile, oltre a partecipare alle ONG, le associazioni di volontariato, laiche, cattoliche, dovrebbero partecipare assolutamente i partiti.